Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per parlarvi dell'ultima puntata della quinta stagione di Game of Thrones, una puntata che ho definito sulla mia pagina Facebook subito dopo averla vista come la miglior puntata di sempre. E forse sì, ho esagerato sull'onda dell'entusiasmo, ma sinceramente la collocherei comunque nella mia top 5 ideale, perché è una puntata piena di avvenimenti, dove ogni scena è determinante, cruciale ai fini della trama, cosa che non succede spesso, e anzi, in particolare, questa stagione è stata accusata di essere troppo lenta, mentre questo episodio paradossalmente è stato accusato di essere troppo veloce, ma magari ne parleremo meglio in un video proprio specifico a riguardo e che chiamerò a difesa della quinta stagione di Game of Thrones. Ma vedremo, vedremo. Per quanto riguarda invece questo episodio nello specifico, sappiate che ovviamente per analizzarlo farò degli spoiler, quindi se non l'avete visto fuggite a gambe levate e magari farò qualche piccolo cenno ai libri per discutere riguardo alle sorti di un personaggio e ci siamo capiti. Ad ogni modo, per facilitarmi in questa recensione, che poi in realtà è uno scambio di opinioni tra me e voi, vorrei partire dalla storyline di Sansa, in cui finalmente Theon Greyjoy si è riscattato. Theon Greyjoy, che è uno dei miei personaggi preferiti, lo so, sembrerà strano, ma a me piacciono i personaggi che non sono proprio buoni o malvagi in maniera definita. Mi piacciono i personaggi grigi che si muovono sul sottile confine tra bene e male e che magari a volte compiono delle bastardate indicibili, ma che dal loro punto di vista hanno perfettamente senso. E forse proprio per questo che mi piacciono, perché fanno delle cose che io nella vita vera non farei mai, e ogni tanto un pelo più bastardo forse dovrei esserlo. Ma non entriamo in queste beghe e parliamo appunto del riscatto di Theon Greyjoy, che secondo alcuni è avvenuto in maniera troppo frettolosa e brusca. A mio avviso no, perché mi pare 2 puntate fa abbiamo già visto che insomma l'armatura, la corazza che si era costruito attorno, corazza per modo di dire, diciamo l'identità di Rick, stava cominciando a sgretolarsi, e peraltro suppongo che se avessero dedicato troppe scene a lui e alla sua evoluzione, questo colpo di scena finale sarebbe risultato troppo scontato. Invece così coglie abbastanza di sorpresa e comunque ben motivato e ben ponderato. Quindi appunto Tyrion si riscatta e si lancia con Sansa giù dai bastioni di Grande Inverno, e alcuni hanno letto questa scena come una sentenza di morte per Tyrion e Sansa, ma secondo me no, perché la scena non è stata girata appunto come se fosse drammatica, ma casomai con una certa vena di speranza. E soprattutto mi sembrerebbe un po' strano cominciare la prossima stagione con un'immagine dei due lì spatasciati sul selciato. Magari si faranno del male, magari Tyrion perderà qualche arto, già che c'è, tanto non è che se la passa bene, però magari Sansa gli ha atterrato sopra, non lo so, ma penso che avranno salva la vita, anche perché comunque la cosa ricalca degli avvenimenti dei libri, del prossimo libro per l'esattezza, perché sono usciti dei capitoli spoiler, però vabbè. E a proposito di destini incerti dei personaggi, arriviamo al mio amato Stannis. Povero Stannis, gli è andata malissimo. Il sacrificio di Shireen è stato inutile. Melisandre pare che si sia dimostrata una cialtrona. Invece nel mio video a difesa di Stannis l'avevo descritta come un personaggio infallibile, però ovviamente la mia analisi si limitava a una sorta di quadro della situazione fino alla penultima puntata. E oltretutto mi ero messo nell'ottica di Stannis per cercare di giustificare la sua azione. Ma poi siamo proprio sicuri che Melisandre abbia sbagliato? Secondo me ha solo interpretato male la sua profezia, perché lei fondamentalmente aveva detto 2 cose. Aveva visto gli stendardi, i vessilli dei Bolton in fiamme, e questo può ancora accadere in futuro, e si era vista sui bastioni di Grande Inverno. Ora, quale altro personaggio abbiamo visto sui bastioni di Grande Inverno in questa puntata? Personaggio che, guarda caso, ha i capelli rossi come Melisandre, e in questa stagione si veste anche in maniera abbastanza simile a quella di Melisandre, che stranamente non indossa più abiti rossi a raposi, ma tenute grigie, un attimino più intonate all'ambiente dove si trova. È proprio Sansa. Quindi magari Melisandre nella visione non ha visto se stessa, ma Sansa. Questa è la mia ipotesi.
E quindi secondo me non ha poi tanto sbagliato, forse ecco, forse ha sbagliato prescelto, forse non è Stannis, ma qualcun altro. E ci arriveremo. Comunque appunto Stannis sembrerebbe morto, ucciso da Brienne, che a questo punto, nel caso la morte di Stannis si rivelasse vera, arriverebbe seconda nella mia graduatoria dei personaggi che vorrei morti, impalati. Il primo, vabbè, l'avrete intuito, ma ci arriveremo anche lì. È un continuo, ci arriveremo questa analisi. E appunto, però, secondo me Stannis non è morto. Perché secondo me non è morto? Perché la scena è stata tagliata lì proprio quando Brielle lo ha sciabolato. Dico sciabolato perché spadato non si può dire. Comunque, appunto, la scena è stata staccata di botto. E non mi risulta che Game of Thrones sia una serie che si risparmi nel mostrare morti truculente di personaggi. Quindi, perché non ci hanno mostrato quella di Stannis? Io voglio sperare che Brienne, avendo dimostrazione della sua onestà, dei suoi cojones nell'ammettere le sue colpe, l'abbia risparmiato. Anche perché la prospettiva di vedere il trio Stannis, Brienne, Podrick mi titilla non poco. Magari potrebbe, Brienne potrebbe aver semplicemente risparmiato Stannis, lasciandolo lì in giro per Westeros a gozzovigliare, tanto ormai è un uomo distrutto. Non lo so. Ma spero davvero che sia vivo, altrimenti nel caso fosse morto, devo dire che comunque la sua storyline avrebbe avuto una certa coerenza, la morte non arriverebbe così all'improvviso senza preparazione, ma Brienne mi starebbe sulle palle in maniera indicibile. Comunque anche la battaglia di Grande Inverno, anche qui è stata criticata per l'eccessiva frettolosità con cui si è svolta. In realtà non si è svolta proprio, nel senso che non abbiamo visto cosa è successo effettivamente, ma direi che è bastata avanzata così. Ci è bastato vedere appunto che l'esercito dei Bolton soverchiava numericamente quello di Stannis, e anzi, secondo me, non averla vista direttamente, almeno dal mio punto di vista, ha aumentato un po' la preoccupazione per le sorti del buon Baratheon. Questo è il mio punto di vista. Sicuramente in realtà avranno dovuto un po' tagliuzzarla per problemi di budget. Ma a livello narrativo, secondo me, comunque funziona. Ad ogni modo, abbiamo la dimostrazione che Game of Thrones, quando c'è da uccidere qualcuno, non è che si risparmi, con la morte di Meryn Trant. Sansa l'ha ucciso con enorme soddisfazione di tutti noi, perché a quanto pare Meryn Trant era l'uomo peggiore di Sette Regni, bastonava bambine. Vabbè, una morte appunto abbastanza truculenta. E il primo caso, anzi forse il secondo, nel caso Brienne avesse davvero ucciso Stannis, in cui nella serie vediamo delle vendette dirette portate a termine. Perché se ci fate caso, raramente i conti in sospeso vengono sbrigati, vengono sciolti da un personaggio. Magari sì, i cattivi muoiono, troviamo soddisfazione in questo, ma non vengono uccisi dal personaggio che costituiva un po' il loro rivale principale. Joffrey è morto, fondamentalmente ucciso da Olenna e Peter, non da. Anzi, Peter Baelish, non da Robb o da qualche eroe positivo, a parte che Olenna è una gran figa. Quindi, appunto, raramente abbiamo soddisfazioni di questo tipo. Invece, Arya lì sbudellato, Meryn Trant, a momenti ci mancava solo quello, e Jaqen si è un po' incazzato, che poi in realtà, a quanto pare, Jaqen non esiste veramente. Probabilmente era un uomo che era andato lì nella casa del bianco e del nero a suicidarsi. Gli assassini senza volto hanno trovato particolarmente piacevole la sua faccia, il suo aspetto, non lo so, e lo usano un po' come il loro alias preferito, il loro alias prediletto. Ma credo che un Jaqen H'ghar vero e proprio non esista, almeno questa è la mia chiave di lettura. Comunque Arya è diventata Daredevil, e qui non anticipo gli sviluppi perché è una di quelle storyline che stranamente sono ancora indietro rispetto ai libri. E arriviamo in quel di Dorne, una storyline che è stata aspramente criticata dopo la penultima puntata per essere finita troppo bene, inutile, e il fatto che l'aria si fosse pentita così facilmente era insensato. Abbiamo visto come si è pentita, adesso via, si capiva che lì bolliva qualcosa in pentola, che non tutto tornava. Infatti, e l'aria si è slinguata mirabilmente Myrcella in una scena che mi ha provocato qualche turbamento, e poi Myrcella è morta. Anche qui c'è gente che dice: "E non l'abbiamo vista morta". Caspita, praticamente ha cominciato a perdere sangue dal naso, era lì proprio con gli occhi persi nel vuoto, e Jaime si comportava come se già avesse capito che era bella secca. E anche la scena è stata girata, secondo me, per farci capire che l'abbiamo salutata. Ricordiamoci anche la profezia della strega, che a inizio stagione ha detto a Cersei che avrebbe visto tutti i suoi figli morire. Quindi la cosa torna.
Alcuni hanno supposto che Doran sia in combutta con Ellaria. Secondo me no, perché ricordiamoci che Jaime è partito assieme a Trystane Martell, l'erede di Doran, che quindi, insomma, Doran nella sua ottica sicuramente non voleva metterlo in pericolo, perché Jaime a questo punto potrebbe prenderlo come ostaggio, addirittura ucciderlo direttamente in preda alla furia. Io credo che Doran sia un po' più furbetto di così, però appunto questa è la dimostrazione che anche le storyline più deboli, e appunto magari vi darò la mia opinione più larga sull'argomento nel video in cui parlerò della serie in generale, anche le storyline più deboli possono avere dei risvolti inaspettati, anche perché ricordiamoci che fino alla stagione scorsa tutti si scialacquavano le palle di ciò che accadeva alla barriera e invece, insomma, recentemente diciamo che ha assunto una certa importanza, né vero, ma spostiamoci a Meereen. A Meereen Daenerys, insomma, ha preso il volo e lì ritornata tra i Dothraki, che probabilmente memori dell'ottimo trattamento che aveva ricevuto Khal Drogo, vogliono un pezzo di torta e ci siamo intesi, e Tyrion appunto è rimasto lì ad amministrare Meereen con una gnocca pazzesca e un eunuco, ma insomma può contare sull'appoggio di Varys, che è arrivato lì così all'improvviso, stupendo un po' noi lettori che ce lo aspettavamo in altri contesti, che non specificherò perché sono avvenimenti che potrebbero accadere nella prossima stagione, ma fondamentalmente mi fa piacere perché il duo Tyrion Varys, a mio avviso, è davvero irresistibile. E per chi critica il fatto che Varys non potrebbe essere lì, ci ha messo troppo poco, vi ricordo che l'ultima volta in cui l'abbiamo visto aveva a sua disposizione una carrozza e che Peter Baelish viaggia dal nord al sud con il Frecciarossa, quindi non rompete i bal da questo punto di vista. Purtroppo la serie ha un po' di questi stretch, non saprei come altro definirli, di questi viaggi un po' troppo veloci rispetto a quella che dovrebbe essere la geografia di Westeros e di Essos. Ma direi che a questo punto, insomma, dovreste già essere scesi a patti con questa cosa, diciamo, se non l'avete fatto, fatelo! E mentre le tenebre stanno calando, arriviamo ai due piatti forti di questa puntata e cominciamo dalla Walk of Shame, anzi Walk of Sham di Cersei. E dico Walk of Sham perché la Super Septa lì dietro che scampanellava stava chiaramente insultando Cersei dicendole scema in pugliese. Shame, shame, shame! Ad ogni modo, questa scena è la dimostrazione del talento di Martin e in questo caso anche degli sceneggiatori della serie, direi, di farci empatizzare, di farci provare un briciolo di pietà per un personaggio, che detestavamo fino a 2 o 3 puntate fa. Certo, non è che adesso è diventata la santarellina, però insomma, è stata un'umiliazione psicologica davvero notevole che francamente non augurerei a nessuno. Anzi, forse qualcuno sì, ma comunque appunto, insomma, fa un po' effetto vedere una cosa del genere, soprattutto perché la scena è stata girata davvero bene, sembrava infinita, quasi claustrofobica, e appunto non ho provato soddisfazione nel vedere quelle immagini, anzi, ero abbastanza turbato. C'è da dire, peraltro, che appunto il corpo nudo che abbiamo visto non era dell'attrice Lena Headey, ma di una controfigura. Grazie agli effetti speciali, il volto, il viso di Lena Headey è stato sovrapposto appunto alle nudità di questa controfigura. Questo perché l'attrice in quel periodo mi pare fosse incinta, quindi ovviamente non è che poteva mostrare le pudenda così. Un effetto speciale davvero notevole, secondo me, a dimostrazione che a volte le critiche sulla CGI di questa serie sono un po' troppo severe. Stiamo parlando di una serie televisiva, non di un film hollywoodiano. E anzi, con il budget che hanno, secondo me, stanno facendo miracoli. Vogliamo parlare della battaglia contro gli estranei, della scena nell'arena. Insomma, dai, non mettiamoci a menare il torrone. E comunque abbiamo visto anche una nuova guardia reale, nuovissima proprio, direi che non ha capito nessuno di chi si tratti. Anche lì c'è una piccola differenza rispetto al libro, ma direi che l'effetto a me è piaciuto molto. Ma spostiamoci proprio alla barriera, lì dove è avvenuta la tragedia. Jon è stato pugnalato a morte dai suoi confratelli, in particolare dal bambino Ollie, che è assolutamente al primo posto dei personaggi che vorrei vedere morti, ma proprio malissimo, malissimo, malissimo. Per carità è giustificato, però c'erano
c'era giusto qualche modo in più per risolvere la questione, piuttosto che pugnalare la persona che ti ha dato fiducia, che ti voleva far diventare Lord Comandante in futuro. Brutto stronzo di merda. Già i bambini di per sé sono quasi tutti insopportabili nelle opere di narrativa specifico, ma questo poi proprio, uccidetelo, vi prego, fatelo morire male. Ad ogni modo, appunto, John, per la disperazione di tutti, sembra morto, caput, ma noi lettori abbiamo qualche speranza in più. Perché nei libri sono stati disseminati vari indizi che ci portano a sperare che magari John possa avere salva la vita. Innanzitutto, nei libri risulta evidente che non solo Bran, ma anche tutti gli altri Stark sono in grado di proiettarsi mentalmente nel corpo dei lupi. Ad esempio, Arya a volte sogna di essere nei panni di Nymeria, il lupo che aveva fatto scappare nella prima stagione o nel primo libro. Anche lo stesso Jon a volte ha delle visioni in cui si ritrova nel corpo di Spettro. Quindi, in questo caso, magari in punto di morte potrebbe essersi proiettato mentalmente all'interno del suo metalupo di fiducia. Questo perché, tra le altre cose, in uno dei capitoli di A Dance of Dragons vediamo raccontata la storia di questo bruto, Varamyr Settepelli, mi pare si chiami, che riesce a controllare contemporaneamente sette animali per l'appunto e che in punto di morte, se non ricordo male, riesce ad entrare mentalmente nel corpo di uno di questi animali, avendo dunque salva la vita, perlomeno la coscienza. Abbiamo assistito a una cosa del genere anche nella serie, allorché il bruto che ci provava spudoratamente con Ygritte, dopo essere stato ucciso da Jon, è proprio trasmigrato nel corpo dell'aquila che controllava. Quindi è un'ipotesi plausibile quella secondo cui Jon potrebbe entrare nel corpo di Spettro. Tra l'altro, guarda caso, Melisandre è lì a Grand'Inverno che nei libri non ha mai lasciato, nei libri c'è qualche dialogo in più con Jon in cui risulta, non direi chiaro, ma quantomeno insomma viene suggerito che il vero prescelto di R'hllor, il dio della luce, non sia Stannis, ma proprio il nostro Jon. Potrebbe resuscitarlo come ha fatto Thoros d'Ymir con Beric Dondarrion? Non lo so, non lo so. Inoltre aggiungiamo che il mistero dei genitori di Jon non è stato ancora chiarito. Ci sono un sacco di indizi, ormai è palese chi fossero i veri genitori di Jon Snow. E se voi spettatori volete qualche indizio in più, vi consiglio di rivedere il dialogo tra Peter Baelish e Sansa nelle cripte di Grand'Inverno. Lì proprio ci sono degli indizi grossi come una casa. E sembrerebbe strano uccidere il personaggio quando quella questione non è stata ancora chiarita, perché è vero che insomma Game of Thrones ci ha abituato a morti improvvise e repentine di personaggi che amavamo, però in questo caso la storyline di Jon appare davvero tronca, quindi per il buon Giovanni Neve, a mio avviso, c'è speranza. Bene, mi pare di aver detto tutto, in realtà sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa, mi mangerò le mani rivedendo le registrazioni, ma in ogni caso, insomma, questi erano i miei punti di vista e in realtà anche c'erano anche un po' di speculazioni in questo discorso riguardante l'ultima puntata della quinta stagione di Game of Thrones. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ditemi se siete d'accordo con me, se magari alcune scelte non vi sono piaciute, se pensate che alcune cose vadano diversamente rispetto a quello che ho detto io, ma in ogni caso, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete un bel mi piace, commentate e condividetelo sui social network. Magari, visto che insomma c'è una community molto florida riguardante Game of Thrones, magari se vi va, condividetelo su qualche pagina tematica, così la conversazione si espande e ho anche qualche views in più. Diciamo la verità, quelle non fanno mai schifo, eh. Siamo onesti. Detto questo, non mi rimane da fare altro che salutarvi, anzi, prima apprezzate la mia onestà. Apprezzatela. Io sono un uomo onesto come Stannis. Sto delirando, è l'ora tarda, qui sta diventando notte, quindi appunto non mi rimane altro che salutarvi con il mio consueto spadunch.